Venerdì 30 settembre 2020, siamo qua Mauro con il quarto video della serie, sempre esatto. della serie Cosmologia. Oggi abbiamo una scaletta davvero davvero interessante, non lo dico tanto per dirlo ma è davvero interessante perché risponde a tante domande che possiamo porci, ma anche può porsi un cattolico ma non solo un cattolico, perché allora noi ci rivolgiamo ai cattolici ma questi argomenti riguardano anche i non cattolici perché riguardano riguardano l'uomo quindi cioè, non siamo non solo i cattolici sono uomini ma anche infatti mi ha scritto qualche amico che non è cattolico e mi ha detto guarda veramente molto interessanti quei video mi fanno riflettere sì è il punto di vista cattolico ma è un punto di vista razionale quindi non è che ti metto là davanti la fede basta ti dà delle argomentazioni quindi Veramente, mi ha fatto i complimenti. Complimenti a te, naturalmente. Li ha fatti a me perché conosce me, ma i complimenti sono diretti a te. Oggi dicevo una scaletta veramente molto interessante. Un tema affascinante, ma che risponde a tante domande che noi potremmo porci. Allora partiamo subito, Mauro. Oggi parliamo di governo del mondo. Attenzione, non stiamo parlando di globalismo o di roba del genere, quindi precisiamo. Parliamo di governo del mondo, cioè di provvidenza. Eh, la domanda mh, specifica, Mauro, è questa: qual era la concezione del rapporto fra Dio, universo e uomo prima del cristianesimo? Allora, ti ringrazio, Elia, per la, per la domanda, anche perché il tema è affascinante e quanto mai interessante. No, All'inizio della nostra puntata il pubblico mi avrà visto, probabilmente, sorridere proprio perché. Il tema del governo del mondo è chiaro che stiamo parlando di cosmologia. Quindi arriveremo al tema della provvidenza. Quindi, è la motivazione la motivazione è quella. Allora, si tratta di un insieme di, di riflessioni, Elia, che io con il tuo aiuto vorrei proporre oggi al pubblico e che ho maturato nel corso dell'estate appunto ragionando, pensa in montagna durante alcune escursioni camminate su come venga governato il mondo, la natura, nel senso che è una natura che è stata creata, abbiamo detto tante volte che non è lasciata a sé, a differenza di quello che pensavano alcune culture, specialmente precristiane. Allora direi di cominciare con una considerazione che secondo me è importante. Quando parliamo di provvidenza, di governo del mondo, se partiamo dall'antichità, dobbiamo ricordare innanzitutto che gli antichi, seppur pagani, seppur non cristiani, avevano le idee molto più chiare, molto più chiare sull'esistenza di Dio, di un, almeno di un legislatore, di un governatore della natura, rispetto a certi cattolici modernisti che credono che l'esistenza di Dio non possa essere argomento di ragione, ma sia qualcosa di sentito con il cuore, come anche la morale è un qualcosa di sentito con il cuore, come anche i dogmi sono qualcosa che evolvono, attenzione, in maniera eterogenea, non omogenea. Eterogenea, quindi ma sì, una volta si pensava a questo, cosa vuoi? Adesso i tempi sono cambiati, eccetera, eccetera. E noi sappiamo quanto disastro si sia combinato a, dal punto di vista dottrinale e liturgico con il discorso dello stare al passo con i tempi. Lo stare al passo con i tempi, posizione contro la quale ricordiamo, San Pio X aveva lanciato ogni condanna possibile. Ma torniamo a noi nell'antichità cristiana la prova che sovente più si presentava e che veniva intesa come un'argomentazione di buon senso, quindi non come una cosa da specialisti, da filosofi, un'argomentazione di buon senso era la cosiddetta argomentazione fisico-teologica. Che significa? Che dalla contemplazione dell'ordine naturale, ricordiamo che fisica deriva da physis che in greco vuol dire natura, quindi dalla contemplazione dell'ordine naturale All'idea che esista un legislatore, anzi, all'esistenza di un legislatore del mondo. Poi abbiamo visto nel corso di incontri precedenti che per arrivare alla nozione di creatore ci vuole la fede e quindi ci vuole ben altro. Questo legislatore dà ordine al mondo e ne fa un cosmos, cioè un ordine, un ordine. Già quando io e io parlo di, parlo di cosmo, anche se non me, re, me ne rendo conto, è una presa di posizione molto importante perché cosmo vuol già dire ordine. Io sto riconoscendo un ordine globale. Quindi prendiamo anche le filosofie, le cosmogonie antiche: già da buon senso si sapeva che dal caos primordiale in maniera spontanea non poteva sorgere l'ordine, c'era bisogno quindi di un plasmatore, almeno di un modellatore, diciamo, almeno di un legislatore in senso generale. Allora, per quanto riguarda il rapporto poi fra uomo e Dio, dobbiamo dire che nell'antichità pagana esistono numerosissimi esempi di divinità protettrici, chiedo scusa, di un'arte, di una scienza, come può essere la medicina, di una città. Cioè, gli esempi sarebbero veramente infiniti, però non c'è niente di paragonabile nella cultura pre-cristiana al rapporto di Dio è Il singolo e con il singolo uomo tipico della provvidenza cristianamente intesa e vorrei fare per farlo capire anche al pubblico alcuni esempi importanti. Partiamo magari dai filosofi occidentali più antichi, ad esempio parliamo di Anassagora. Anassagora è il famoso filosofo dei semi, sì. dei sì. semi, colui che porta la filosofia ad Atene. Siamo nel V secolo avanti Cristo, che come riconosce Aristotele. Compie un salto di grandissima qualità rispetto ai suoi predecessori, perché non pone diciamo, ehm, il centro della realtà in uno degli elementi materiali come può essere il fuoco, l'aria, la terra e l'acqua, bensì in un NUS, in un intelletto ordinatore e lui distingue nettamente la causa ordinatrice, quindi il NUS, l'intelletto, dall'ordine stesso. Mentre invece in precedenza, se andiamo a citare un filosofo come il primo occidentale, Talete di Mileto, tutto è pieno di dei, quindi in sostanza l'acqua che è l'archè è essa stessa divina, alla fine, siccome è in tutte le cose, tutto in qualche modo è divinizzato. Per Anassagora, invece, il nus ordinatore in qualche modo è un'entità separata, è la più sottile e la più pura, che non si mescola alla materia e che conosce tutto, in qualche modo conosce tutte le cose. Però attenzione, una volta che viene prodotto l'ordine, dobbiamo immaginarci in maniera infantile, usiamo un una metafora infantile, certo. questo caos indistinto primordiale, composto da semi di tutte le cose, dice Anna Saura, al quale caos questo Nus da come un calcio, tra virgolette, mettendo tutto in ordine. Ma una volta che il cosmo è formato, esso viene abbandonato, procede per conto suo. Quindi in un certo modo. Questo intelletto è presente in tutto, eppure in nessun modo vi è vicinanza vera con l'uomo. Questo per quanto riguarda Nassagora. I sofisti, allora i sofisti che secondo Aristotele sono trafficanti di sapienza, ovviamente lo dice in senso ironico, di falsa sapienza e con i quali Socrate si scagliava a morte, cioè veramente aveva delle dispute incredibili, secondo i sofisti tutto può essere vero, tutto può essere falso, è questione di opinione. Eh, oggi vabbè, eh, oggi è, è, la, è la politica, tra virgolette, dominante un po' in tutte le cose. Tutto dipende dalla capacità di persuasione, di persuadere l'altra persona. Posso dimostrare che A sia vero, ma che anche il contrario di A sia vero, che A sia falso e che il contrario di A sia falso, a seconda veramente della capacità dell'oratore. Naturalmente, in questo tema rientra anche l'argomento del divino. L'argomento quindi anche del rapporto fra Dio e uomo, quindi l'esistenza di Dio stesso. Ricordiamo che Protagora, ancora una volta anche qui siamo nel V secolo a.C., è autore della famosa espressione l'uomo è la misura di tutte le cose. Quindi il centro della realtà è l'uomo, è l'uomo. Quindi l'arte di persuasione, persuasione ha un ruolo fondamentale e alla fine secondo i sofisti, come un po' secondo gli scettici, eh, devo rifarmi a quello che è un po' il più probabile, cioè la cosa più probabile, l'opinione, diciamo alla quale è più conveniente aderire, neanche il più probabile, l'opinione più conveniente. Quindi non è giusto ciò che è giusto, ma è giusto ciò che conviene in un certo senso. Chiusa parentesi, citiamone uno a parte. Eh, gettando, gettando le basi di, di qualcosa che è, con la quale noi abbiamo a che fare attualmente. Se l'uomo è certo. misura di tutte le cose, certo. Che decide qualsiasi cosa, il bene e il male, può decidere tutto, decide tutto l'uomo in sostanza, che poi la, il cedimento alla tentazione diabolica, sarete come dei. È lì, eh? certo. è tutto lì alla fine, nasce tutto da lì. Nasce certo. tutto da lì. Certo. Vorrei fare un esempio di sofista. Abbiamo citato Protagora, ma ne facciamo un altro, dando anche insomma, lettura di un suo testo, in parte quello che ci è stato presentato poi da altri autori, Crizia. Cristia è uno dei 30 tiranni di Atene, siamo nel 404 a.C., anche Socrate abbia a che fare con il governo dei 30 tiranni che durò in realtà solo ot otto mesi. Secondo Cristia, gli dei sarebbero un'astuta invenzione politica per tenere a bada gli uomini nella sfera privata. Il ragionamento che Cristia fa è gli uomini in generale, in pubblico, hanno paura di compiere azioni malvagie, o meglio, hanno più paura di compiere azioni malvagie perché perché sono sottoposti alla sorveglianza della legge potrebbero essere più facilmente scoperti sanzionati processati eccetera il problema è che questi uomini quando non sono visti ma quando agiscono nel privato potrebbero essere maggiormente tentati di compiere qualcosa di, di malvagio di dire cose che non dovrebbero dire critiche che non dovrebbero fare eccetera eccetera ecco che innestando negli uomini il timore degli dei dice cristia noi in qualche modo riusciamo ad inibire questo spirito di ribellione, quindi una specie di macchina della sorveglianza orwelliana ante litteram. Mm, litteram. Questa è la posizione di Crizia rispetto all'esistenza degli dei. In un passaggio di Sesto Empirico, siamo nel secondo secolo d.C., nello scritto Contro i Matematici, ci viene riportato questo di Crizia, quindi una citazione attribuita a Crizia. Tempo ci fu. Quando disordinata era la vita degli uomini, e ferina e strumento di violenza. Quando premio alcuno non c'era per i buoni, né alcun castigo ai malvagi. In seguito, parmi che gli uomini leggi punitive sancissero, sì che fosse giustizia assoluta signora, egualmente di tutti, e avesse ad ancella la forza. Ed era punito chiunque peccasse. Ma poi. Già che le leggi distoglievano bensì gli uomini dal compiere aperte violenze, ma di nascosto le compivano, allora suppongo da prima un qualche uomo ingegnoso e saggio di mente inventò per gli uomini il timore degli dèi, sì che uno spauracchio ci fosse ai malvagi anche per ciò che di nascosto facessero o dicessero o pensassero, eccetera, eccetera. Poi la citazione prosegue, ma il resto È possiamo dire. È chiarissimo, anche, insomma, quindi. Certo? In realtà... Gli idei inventati, secondo, secondo Crizia, per dominare l'uomo in sostanza. Eh certo, certo. Ma eh, facciamo un salto di secoli e secoli e secoli e secoli e chiudiamo la parentesi sì. brevemente. È il marxismo, la religione all'oppio dei popoli, quindi un'invenzione dei clericali, come li, li chiamavano, degli oscurantisti per tenere a bada i popoli, eccetera, eccetera. Chiusa parentesi. A volte, vedi, via, la storia ritorna in maniera incredibile, in maniera incredibile. Ritorna sempre, cioè, guarda. Cioè, cioè, noi pensiamo... Io, Mauro, nel corso dei secoli sono sempre le stesse cose, con nomi diversi, certo. In, in, in culture diverse, in società, insomma, dove c'è il cosiddetto progresso, ma in realtà gli argomenti sono sempre quelli, non cambiano mai. Non c'è fantasia in questo, diciamo così. Sai, <ride> cioè, io, io, prima di andare, di, di proseguire e parlando varie volte con alcune persone di temi di cosmologia, insomma, scientifica, teoria, ipotesi sull'universo, mi diverto spesso a ricordare come la maggior parte delle cose che si dicono oggi siano già state dette millenni fa. Ma mica solo nella cultura occidentale, eh, dal punto di vista cosmologico. La teori teoria del multiverso sembra che sia un'invenzione, ma già millenni fa si parlava di mondi infiniti. Della nascita di mondi su mondi, la nascita, la generazione, la corruzione. Per cui voglio dire, nel campo della storia della scienza, alla fine, salvo alcuni casi, eh, salvo alcuni casi, eh, le idee ritornano. Ma anche lo stesso, in un certo senso, adesso lì vorrei approfondire la questione, ma probabilmente anche lo stesso evoluzionismo, cioè il fatto che ci siano forme viventi, si ritrova anche in alcuni autori antichi. Non vorrei dire qualche sciocchezza, però. Penso che ci siano anche degli esempi, ma dovrei andare ad approfondirli meglio. Però torniamo a noi, perché dopo Crizia vorrei anche citare un altro esempio, che è quello di Empedocle. Siamo sempre nel V secolo a.C.: Empedocle dice che la materia, per lui la materia è composta dalle quattro radici, cioè acqua, aria, terra e fuoco, è governata da due forze universali che egli chiama amore e odio. Amore tende a riunire tutto, odio tende a disgregare tutto. Il loro scontro, è come se fossero due divinità alla fine, determina cicli cosmici eterni. Quando predomina amore, tutte le radici, tutta la materia raccolta è raccolta in un un'unica entità indistinta, indifferenziata, che lui chiama lo sfero. Quando pian piano a questa unità, in questa unità subentra odio e comincia a disgregare e a frammentare tutto, si arriva all'altro capo, all'altro estremo, che è la disgregazione e il caos assoluto. Empedocle ci dice che il nostro universo può esistere nel momento in cui c'è un equilibrio, è una cosa momentanea, un equilibrio tra forze, tra amore e odio. Allora questo ripetersi di cicli eterni cosmici va avanti da tutta l'eternità e durerà per tutta l'eternità ancora una volta cicli cosmici eterni. Allora, piccola considerazione. Eh, mm. Empedocle, a suo modo, nel campo della storia della scienza e della filosofia, è un innovatore perché è il primo a dirci che la materia dipende da forze universali che sono distinte dalla materia stessa. Mm. Però, cosa ha a che fare col rapporto tra uomo e Dio? Allora, amore e odio permeano in qualche modo tutta la realtà, dirigono le sorti della realtà, ma sono totalmente indifferenti all'uomo. Non si possono pregare, non si possono supplicare, non si può avere nessun rapporto con loro. Questo ecco, grosso modo ma, per quanto riguarda i naturalisti, insomma i fisici pluralisti ecco. anche dell'antichità. Ecco, ricordo che la domanda era qual era la concezione del rapporto tra Dio universo e uomo prima del cristianesimo. Tu sei partito dicendo appunto gli antichi pagani, eccetera, eccetera, e abbiamo parlato, ha illustrato il pensiero di alcuni filosofi. Tra questi non ci sono i nomi più grandi, tipo mm. Socrate, Platone, Aristotele. Ecco, in loro troviamo qualcosa di un po' più consistente, un po' più pregnante oppure anche là, insomma, era questo il pensiero dominante. Ma allora bisogna dire che in realtà in questi grandi nomi si va oltre in dubbio questo però fino a un certo punto non si arriva comunque al rapporto uomo e dio nel della, della concezione cristiana allora partiamo da socrate socrate vive alla ricerca costante del vero del buono del giusto lo si vede in tutti i dialoghi che gli vengono attribuiti da parte di da parte di, di platone no perché socrate come noto non ci ha lasciato alcunché di scritto quello che è apprezzabilissimo di Socrate è che lui sia veramente, sinceramente preoccupato per le sorti dell'intelligenza nelle giovani generazioni. Eh, già al eh, tempo, eh, già al tempo. Eh, eh, è una cosa molto, molto... E tra l'altro lui, quando fu condannato a morte, venne anche accusato di essere un corruttore della gioventù. Quindi è una delle, 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 delle accuse. Allora, Socrate ritiene che la parte più preziosa dell'uomo sia la ragione, sia la mente, l'anima. E in questo fa un progresso veramente importantissimo rispetto ai predecessori. L'anima è immortale e alla costante ricerca dell'eterno e dell'immutabile, um dell cioè della verità. Il problema è che in Socrate non si arriva, non si arriva alla verità. Cioè è come se lui fosse lì lì per compiere il balzo, però non aveva gli strumenti, gli strumenti per farlo. Socrate non ha il minimo dubbio che l'universo sia ehm, in qualche modo ordinato da una mente, cioè che sia non il frutto del caso, ma di una mente onnipotente, una mente onnipresente. Infatti ovunque risplende ordine e per Socrate basta usare la ragione per capire che questo ordine deve derivare da un ordinatore. La natura è piena di bellezza e dal bello dei singoli enti, tematica cara anche a Platone, si arriva alla bellezza, al bello in sé. Il dio di Socrate, tra l'altro, è anche un dio che non solo è ordinatore del mondo, ma con il quale in qualche modo si può avere anche un rapporto etico, è anche un dio che ci dà delle direttive etiche ben precise. E Socrate ci dice anche, questo è un tema che è studiato anche oggi, non si è arrivati a un'interpretazione univoca, e ci parla della presenza in lui di un demone, e la parola potrebbe essere equivoca perché noi. Demone, ah, allora sicuramente un diavolo. Allora, in greco il demone designa un qualcosa che è intermedio fra Dio e l'uomo, quindi una forza intermedia, quindi certo non designa quello che intendiamo noi, cristiani, per, per demone, che lo distoglie dal compiere azioni malvagie. Quindi, quindi, stranamente, quando Socrate... Deve decidere di fare qualche cosa, non è che questo demone gli dica: Sì, fai quello, fai quello, fai quell'azione. No, no. Quando Socrate sta per fare qualcosa di sbagliato, il demone interviene e gli dice: Guarda che questo non va bene, sta attento. È come se fosse la voce di una coscienza interiore che lui comincia a, a maturare. Basta leggere l'apologia di Socrate, e uno vede anche che, che cosa Socrate stesso dica di questo, il tutto è comunque, comunque veramente, Mauro, un salto di qualità rispetto sì, ad altre a, cose. Quindi, certo, un salto di qualità non, enorme, cioè. non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. E, ma anche l'atteggiamento, sì, c'è un po' un, un discorso del tema del male, chi fa il male lo fa involontariamente, quindi sembra un po' attenuare la responsabilità, nel senso che. Nella dottrina cristiana invece anche il male ha una responsabilità ben precisa. Comunque ci sarebbe da discutere tanto su questo. Tra l'altro l'ho anche fatto in alcuni video pubblicati sul canale della scuola di filosofia. Quello che vorrei dire è che il tutto, mh, la voce interiore, il dio dell'etica, eccetera, è comunque lontano ancora una volta da una provvidenza in senso cristiano, perché il dio di Socrate, per esempio, rimane totalmente impenetrabile nella sua vita intima. Quindi il discorso del rapporto tra le, le persone della Santissima Trinità, il discorso delle suppliche, delle preghiere, sì lo si può fare, ma in maniera molto, molto, molto parziale. Platone. Eh, però Mauro, scusa, non abbiamo, non abbiamo specificato, dandolo per scontato, che cos'è la provvidenza? Ah, eh, io, io vorrei, vorrei arrivarci. La provvidenza significa il fatto... Che tutte le creature che esistono nel mondo, anche quelle più infime, non sono abbandonate a loro stesse, ma in qualche modo sono dirette. Attenzione, non determinate in maniera rigida, meccanicistica verso okay. un fine, ma sono dirette verso un fine, che poi può essere mancato per cause contingenti. Perché noi cristiani non abbiamo una visione deterministica della realtà. Certo. Come poteva essere quella che diremo dopo, magari possiamo parlare degli stoici, o come era quella spinoziana. Sì. O come era quella spinoziana, perché altrimenti negheremmo il libero arbitrio. Lo negheremmo se fossimo deterministi, negheremmo il sì. libero arbitrio. Però sappiamo che tutto ciò che accade è diretto e assistito in qualche modo da un'entità superiore che è Dio. Questa è, è, è la provvidenza. E attenzione, aggiungo una cosa. Rispetto a tutte le creature che popolano l'universo, la provvidenza è maggiormente vicina alla creatura razionale, perché in questo caso intendiamo l'uomo, perché l'uomo, ricordiamoci, è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi può avere un rapporto privilegiato, privilegiato con la provvidenza. Torniamo al discorso di Platone, perché Platone è l'allievo più celebre di Socrate, l'allievo più celebre. In Platone il filosofo si spinge nella ricerca delle cause supreme dell'essere fino al bene. Platone ha una venerazione di questa idea con la I maiuscola di bene, la quintessenza del bene, non il bene, un bene particolare, quel bene che è causa esemplare ed efficiente di ogni cosa. Dio è causa efficiente anche in Platone come emerge dalla contemplazione dell'ordine cosmico. In questo Platone rispecchia completamente il maestro Socrate, completamente. Allora, anche Platone, buon senso, dice che il mondo, la natura, non può essere frutto del caso. Se noi andiamo a leggere un passaggio, ad esempio, del Filebo, uno dei dialoghi, sentiamo, forse che tutte le cose e questo che si chiama universo, diremo li governi la potenza dell'irrazionale e del caso, o al contrario un'intelligenza mirabile ordinatrice? Senza dubbio il dire che l'intelligenza tutto regge mi par degno dello spettacolo dell'universo. Chiaro, no? In Platone è importante anche la cosiddetta dialettica dell'amore. Cos'è l'amore? L'amore è desiderio delle cose belle. Un desiderio che deve essere però diretto. Deve essere diretto. E quindi la differenza tra... tra... Scusa Mauro, la differenza tra bene e amore in Platone in cosa consiste? Perché e lui parla di bene... Prego. L'amore è una specie, è una tendenza, è una tensione, è un tendere a è un tendere a, ma a che cosa tendiamo? Noi spontaneamente, se leggiamo ad esempio il simposio, tendiamo per natura a ciò che è bello, a ciò che è bello. Ora Platone ci spiega: questa è la famosa dialettica del, dell'amore, che io posso desiderare cose belle, ma dalle cose belle che ci sono nel mondo, ad esempio, può essere bello un tramonto, può essere bello il cielo stellato, può essere bello un albero, un minerale, eccetera. Io posso risalire alla bellezza assoluta, che è splendore eterno di ogni perfezione. Quindi, in questo senso, dialettica uso le cose belle come, non dico un trampolino di lancio, ma proprio una scala. Immaginiamoci di ascendere a quello che è il bene, a quello che è il bello in assoluto. Così come, dalle cose giuste, dalle azioni giuste, posso risalire all'idea di giustizia, così come, dalle cose vere, posso risalire all'idea di verità. Sappiamo che in Platone, infatti, ciò che esiste in questo mondo, nel nostro mondo, non è altro che, diciamolo, una brutta coppia di quelle che sono le entità, gli enti veri e propri, immutabili e eterni, che sono le idee, che stanno nel mondo delle idee lì per uranio, al di là dell'uranio di dell Uranos, cioè del, del cielo. La dialettica dell'amore di Platone è molto importante, in realtà, anche per la teologia cristiana. In relazione al desiderio mistico che ha l'uomo di ascendere a Dio e a lui unirsi nell'amore. La mistica cristiana su questo ha tantissimo da insegnare. Basterebbe leggere San Bonaventura, l'itinerario della mente in Dio, fantastico. Tra l'altro non, non è neanche un libro così grosso, però impegnativo, in ogni singola frase, impegnativo. Chiunque voglia magari delle informazioni può andare anni fa, mi pare un paio di anni fa, pubblicai eh, sul canale della scuola di filosofia, all'epoca non facevo ancora dei, dei video, però facevo dei file audio in cui eh, l'oggetto della trattazione sono sei o sette file proprio puntate, eh, era quello dell'itinerario della mente in Dio. Allora, in Platone però, al di là di tutte queste belle cose che si possono dire e molto interessanti, non si presenta il pensiero di una provvidenza che si cura dell'individuo, non c'è. Inoltre, Platone, ricordiamolo, è sostenitore della metempsicosi, o sì. se si preferisce, della trasmigrazione delle anime. E io qua, Elia, se mi permetti, devo anche togliermi, non dico un sassolino dalla scarpa perché nessuno a me personalmente ha fatto un torto, però vorrei approfittare per dire una cosa. Prego. La metempsicosi, o se vogliamo parliamo di reincarnazione, così siamo più chiari. Non è carissimo. affatto conciliabile con il cristianesimo. E chiunque sostenga una cosa del genere non sa di cosa sta parlando. Al di là di tutti poi i commenti che potranno presentarsi, se qualcuno li farà, non può esserci un cattolico che sostenga la reincarnazione. Si muore una volta sola. San Paolo è chiaro: la dottrina è chiara alla morte. Abbiamo il giudizio privato, poi avremo il giudizio universale. Quindi è chiarissimo, è chiarissimo. In Platone no, come in moltissime dottrine new age, eh? mica stiamo parlando di cose solo di, di 2500 anni fa. Il corpo per Platone è una tomba dell'anima e l'anima trasmigra da corpo a corpo. Chi non è convinto di questo può andare a leggersi il Fedro di Platone, che è uno dei dialoghi più esplicativi, così che il corpo alla fine è uno strumento accessorio dell'anima. Cioè, la vera essenza dell'uomo è l'anima. Il corpo è, è un involucro fastidioso del quale sbarazzarmi. Io sono incarnato, sono caduto in un corpo perché ho commesso chissà quale colpa, mentre l'anima esiste da tutta l'eternità. Ma questo c'è anche in vari altri autori antichi, in tantissimi altri autori. L'antropologia ma, ma il pensiero di Platone era influenzato da che cosa? Perché mi pare che Platone ebbe delle influenze particolari, se non sbaglio, eh. Ecco, non, non, ti, non ti saprei rispondere Elia, mi spiace. Ma dovrei, probabilmente c'è qualcosa, qualcosa di egiziano in quel, nel pensiero di Platone, probabilmente. E devo, devo ammettere che non ti so rispondere. Devo ammettere okay. che non ti so rispondere. In effetti, il tema, il tema è, dovrebbe essere approfondito. Allo stato attuale, non, non ti so rispondere e non avanzo neanche ipotesi perché finirei per dire magari. Sì, cose. sì, è un'ipotesi che avanzo io, chiaramente, quindi non sei tu, ma per me c'era un'influenza. Cioè, però... Lui, in, alcuni, in ah. alcuni passaggi anche del Fedro, parla di alcune tradizioni orali che hanno a che fare, mi pare, con l'Egitto o con altre sì, civiltà. Sì, quindi, che, sì. conoscesse qualcosa, che conoscesse qualcosa è fuori di dubbio. Poi la natura esatta di queste, di queste relazioni non le conosco, anche perché eh, ci sono i famosi timiotera, cioè le cose non scritte di Platone, cioè che ci, i, i dialoghi che ci sono pervenuti non sono tutta la dottrina di, di Platone, ci sono anche tante altre cose, lettere eccetera, che non ci sono mai pervenute, lì magari avremmo avuto qualche idea un po', un po, certo. un po più approfondita. E Perfetto. dicevamo invece che per l'antropologia cristiana la persona, prendiamo in particolare quella tumistica, è data dall'unione immediata fra quel corpo, quel corpo e quell'anima che è creata appositamente per quel corpo, quindi non c'è reincarnazione, la persona è formata dall'unione di quel corpo e quell'anima e le due cose sono fatte esattamente l'una per l'altra, l'una per l'altra. Al giudizio privato, come dicevamo prima, che seguirà la morte dell'individuo, seguirà in tempi noti soltanto a Dio, mistero, in tempi noti soltanto a Dio, il giudizio universale, con la resurrezione dei corpi nella forma dei famosi corpi gloriosi, per chi lo avrà meritato ovviamente. Ma il corpo glorioso è comunque la riunificazione dell'anima e del corpo, quindi noi riacquisiamo il nostro corpo in forma gloriosa. Ci sarà la risurrezione per chi l'avrà rimeritato di gloria e per gli altri risurrezione di dannazione. Quindi anche su questo la dottrina è chiara. Quindi volevo fare questo passaggio sulla reincarnazione perché penso sia doveroso, anche perché certo. se parliamo della reincarnazione, sinceramente, Elia, della morale cristiana, ma che ce ne facciamo? Tanto se la rincarnazione è un migliorare continuamente se stesso, alla fine io posso essere anche il più gran peccatore, tanto avrò un'altra possibilità, non va bene lì, ne avrò un'altra. Mi migliorerò, mi purificherò, fino ad arrivare a dove? Dov'è che devo arrivare? Rimandato al a nirvana? settembre, rimandato a settembre, rimandato eh, a settembre. Ma cos'è che devo fare? Devo arrivare all'annullamento dell'io? Al nulla? A quello devo arrivare? Boh, non lo so, non lo so. E poi... Eh, questa reincarnazione continuamente, ma chi ha stabilito poi le regole della purificazione? Cioè, anche lì è, ci sono veramente delle, delle cose molto, molto strane. Vabbè. In ogni caso, il dio di Platone, lo si intenda come l'idea di bene o l'idea del demiurgo, come nel Timeo, che è il dialogo cosmogonico di Platone, non si cura dell'individuo. Quindi, il dio di Platone non si prende cura dell'individuo. Certo è che dal punto di vista filosofico, Platone indubbiamente ha dei meriti. Interessantissima abbiamo detto la dialettica dell'amore, ma anche la teoria delle idee, perché grazie a Sant'Agostino, autore magistrale, la dottrina delle idee fa ingresso nella teologia cristiana, tanto che le idee degli enti che sono nel mondo sono nella mente divina, sono nella mente nella mente divina da tutta l'eternità. Ne parla anche San Tommaso, le cause esemplari delle cose sono nella mente divina. Ma una provvidenza vera e propria non si trova neanche in Aristotele. Allora io, dal punto di vista filosofico, ho una somma ammirazione per Aristotele, l'ho detto sempre anche nei video, però dal punto di vista teologico è limitato. Pur con tutta la genialità, e lo ribadisco: se in antichità ci fu un uomo, un filosofo, che veramente si diede da fare per il bello, nella maniera più chiara di tutte, come un'aquila no? che si erge al di sopra di tutti i volatili, quello fu senz'altro Aristotele. Dio per Aristotele è atto puro, quindi privo di potenza, privo di materia, è intelletto puro, è motore immobile, quindi causa finale di tutto l'universo, che muove tutto senza muoversi. È un ente semplicissimo, non è composto da parti. Semplice non nel senso di banale, anche Sant'Omaso ci dice che Dio è un ente semplice, nel senso che non è composto da varie parti, è perfettamente identico a se stesso, immateriale, immutabile, è pensiero di pensiero, è vita e gaudio infinito, quindi Dio è vita, Dio è vita, ce lo dice anche Aristotele, proprio perché vive eternamente la vita contemplativa, che per, secondo Aristotele è la migliore vita possibile. Il motore immobile però di Aristotele è quello che Pascal giustamente chiamerebbe il Dio dei filosofi. In senso un po' dispregiativo rispetto al Dio cristiano, perché non è un Dio con cui si possa avere un rapporto personale, ma una divinità che non si occupa affatto dei singoli, affatto, al massimo a cura della specie. Come in Platone, in qualche modo i cieli cercano di imitare l'eternità con il loro continuo, la loro continua rivoluzione, il loro continuo muoversi in modo circolare. Moto circolare sempre uguale a se stesso. Nel Timeo, Platone dice che i cieli sono l'immagine mobile dell'eternità, è una frase anche poetica bellissima. Così in, in Aristotele, la perpetuità divina viene imitata a livello infimo dalla continuità della specie che si realizza con la riproduzione, quindi il succedersi di un individuo su un individuo nelle specie animali nelle piante negli uomini questo continuo ripetersi questo continuo portarsi avanti a in qualche modo limitazione dell'infinità e dell'eternità e dell'eternità di dio quindi possiamo dire tirandola per i capelli tirandola per i capelli che se c'è una provvidenza è una provvidenza proprio rispetto alla specie mai rispetto al singolo individuo faccio una citazione dalla fisica di aristotele dice aristotele Siccome il vivente non è in grado di partecipare dell'eterno e del divino in modo continuo, perché nessun, ente, nessun essere corruttibile può permanere lo stesso e unico numericamente, ciascuno ne partecipa nel modo che può, uno più, l'altro meno, e permane non lui, ma un altro come lui, uno con lui non per il numero, ma per la specie. Ecco, quindi... ecco Mauro, però puoi, puoi sì, spiegare sì, che sì. cos'è il motore immobile di Aristotele? Allora. Brevemente, ehm... mi rendo conto che insomma, ho brevi... fatto una domanda che. No, no, è, è una cosa interessantissima. Dunque, chi detta le regole del gioco cosmico? In sostanza, chi fa sì che le sfere. Ricordiamoci che il modello antico è un modello a sfere. Quindi la Terra è il centro e tutti i pianeti che sono, planetos significa in greco astro errante, i sette pianeti noti nell'antichità, circondati dalla sfera delle stelle fisse, giacciono su sfere, sfere in senso fisico, fatte di materiale mh, completamente diverso da, da quello della Terra, i quattro elementi, cioè l'etere. Ora, a mettere in movimento continuo questo universo, un movimento continuo sempre identico a se stesso è appunto il motore immobile. Cos'è questo motore immobile? Per Aristotele ci sono, mi pare, 55 divinità, 55 motorini, motorini immobili, e poi c'è il vero motore immobile, supremo, uno solo sia il capo di tutti, dice Aristotele nella metafisica, se non vado, uno solo sia il supremo, il capo, una cosa del genere. Um, c'è bisogno di qualcuno che muo muova senza essere mosso, nel senso che Guardando le dinamiche terrestri, noi sappiamo che un oggetto si muove e deve avere a sua volta la causa del movimento. Questo oggetto che è la causa del movimento a sua volta è mosso da qualcos'altro, eccetera, eccetera. Quindi io vedo sulla Terra dei movimenti continui, dove per movimenti i greci intendono mutamenti, non solo il movimento il mutamento in senso generale, lo stesso generarsi, svilupparsi e corrompersi. I cieli stessi sono in movimento, i cieli stessi sono in movimento, quindi sono mossi da qualcos'altro. Cos'è questo qualcos'altro che li muove? Io posso ascendere, trovare delle divinità inferiori finché io non devo arrivare, a, devo arrivare alla fine a una causa somma, altrimenti farei un regressus ad infinitum. Non arriverei mai, sposterei il problema senza arrivare alla soluzione. Devo trovare un motore che muova tutto senza sua volta muoversi e questo è il motore immobile, il Dio vero e proprio secondo, secondo Aristotele e come fa a muovere allora uno dice non, cioè muove senza muoversi, muove senza muoversi e senza essere mosso perché lui è come fosse eh, ecco è la causa finale dell'universo intero praticamente è come fosse l'oggetto d'amore l'oggetto della tensione naturale della tendenza naturale di tutti questi enti che esistono nell'universo Vorrei aprire anche una piccola parentesi, prego, Elia, se permette, su un termine. Prego. Allora, il termine rivoluzione. Nella modernità, rivoluzione significa uno stravolgimento generale di un ordine esistente, proprio stravolgimento. La rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica, eccetera, eccetera. Significa una distruzione per il passaggio a qualcos'altro anche in maniera violenta. Nell'antichità il termine rivoluzione significa esattamente il contrario, è un continuo ripetersi della stessa cosa, come la rivoluzione appunto eh, dei pianeti e dei corpi celesti attorno alla Terra. Chiusa parentesi, per far vedere anche okay. come i termini a seconda della okay. cultura possono veramente, e delle epoche possono veramente cambiare. Bene, quindi abbiamo, abbiamo parlato anche dei tre filosofi più importanti de, de, dell'antichità diciamo dell'era classica prima di passare alla concezione cattolica mauro ci sono altri filosofi di cui ci puoi dire qualcosa sempre sul tema della concezione del rapporto cioè la, la domanda principale che ti avevo fatto insomma sì perché anche perché prima abbiamo fatto una promessa avrei detto magari poi possiamo parlare degli stoici e quindi sì. parliamo, proprio degli, parliamo proprio degli stoici brevemente Secondo loro, Dio è immerso nel mondo, anzi, il mondo è un organismo del quale Dio è l'anima vivificante, l'anima mundi, l'anima cosmica che è diffusa in tutte le sue parti. Secondo gli stoici, il tutto, il pan, pan significa tutto appunto, è, il, um, è infinito. Però attenzione, questo tutto è composto da materia e vuoto. Cioè, il tutto cosmico è composto da materia e vuoto. È come se l'universo materiale alla fine fosse un'isola sospesa in uno spazio senza limiti. E la vita di questo universo, di questo tutto infinito, è ciclica. Ha origine nel fuoco e ritorna nel fuoco. Si parla di conflagrazione universale. Ridivenuto fuoco puro, il tutto ridivenuto fuoco puro, diffuso in tutto lo spazio infinito, avviene poi una palingenesi, cioè una rinascita purificata. In qualche modo del cosmo, però attenzione, con esattamente le stesse sembianze, gli stessi accadimenti, le stesse persone e la stessa storia del ciclo precedente in tutti i medesimi dettagli. Quindi un infinito ripetersi di cicli eterni, eterno ritorno, esattamente uguali. Basta che uno legga i colloqui dell'imperatore Marco Aurelio. Lui scrive. Tutte le cose fin dall'eternità sono uguali e procedono alla stessa maniera come se fossero chiuse in un cerchio. E perciò colui che le mirasse per 100 o 200 anni o per l'eternità non scorgerebbe nessuna differenza. Gli stoici dicono che Dio è lo pneuma, pneuma significa il soffio caldo, cioè il fuoco del mondo, che è principio attivo rispetto alla materia, che è principio passivo. È ragione universalmente ordinatrice. Ora, il fatto che Dio questo pneuma caldo, questo fuoco mh, del mondo permei tutto l'universo, porta gli stoici ad inferire che esista una qualche forma di provvidenza. Perché se Dio è in tutto, è chiaro che qualcosa direttamente deve avere a che fare, un qualche rapporto con le cose, però è una provvidenza assai particolare. Perché? Perché il mondo è sottoposto, secondo gli stoici, a un determinismo assoluto una catena in cui ogni essere è totalmente intimamente concatenato con l'altro e con il tutto e occupa una precisa posizione che deve concorrere all'armonia globale. La provvidenza stoica non è altro che l'operare rigido e deterministico della ragione con la R maiuscola, ragione divina immanente al mondo. L'uomo non ha libero arbitrio perché questo operare della ragione nel mondo non lascia scampo all'uomo. L'uomo deve semplicemente adeguarsi in maniera passiva, qualunque cosa egli faccia. Provocatoriamente, se anche uno facesse un brutto mestiere, deve adeguarsi, deve adeguarsi, riconoscendo che al fatto non si sfugge. Epiteto nel suo manuale è molto chiaro: dice, ricordati che sei soltanto attore di un dramma, ed è chi lo allestisce a stabilire di quale dramma. Se lo vuole, vuole breve, reciti un dramma breve. Se decide che sia lungo o uno lungo, se ti riserva la parte di un mendicante, cerca di interpretarla con bravura. E così quella di uno zoppo, di un magistrato, del privato cittadino. Perché il tuo compito è questo, impersonare bene il ruolo assegnato. Sceglierlo tocca ad altri. Allora uno dice, vabbè, eh, anche il cristiano deve, deve pregare per riuscire ad uniformare la propria volontà, quella divina. Quindi l'uniformità alla volontà divina. Tutto sommato, eh, allora possiamo metterli sullo stesso piano? No, no. Perché poi la dottrina morale stoica arriva anche ad altri esiti che non sono conciliabili con la dottrina cristiana. L'uomo deve raggiungere la virtù nello stoicismo, che si raggiunge con la tranquillità dell'anima, la cosiddetta atarassia. Ma come si raggiunge la tranquillità dell'anima? Sopprimendo ogni passione, qualsiasi passione. Qualsiasi passione. Quindi devo eliminare dall'uomo ogni traccia di emotività, apatia. L'uomo deve essere completamente apatico, ma non deve neanche sperimentare felicità, non solo tristezza, neanche felicità. Deve. Cast... Stavo per usare un termine. Un termine, un termine brutto, Elia, però deve autodistruggere una parte di sé, perché l'uomo ha ragione, ma è anche fatto di emozione. Non è che il cristianesimo condanni le passioni, le emozioni, solo che devono essere moderate, devono essere moderate dalla ragione. È, è, è chiaro che eh, la provvidenza a noi ha dato anche delle, delle passioni, ha dato anche una vita sensuale. Affinché riusciamo a compiere determinati gesti. Ad esempio, è bello mangiare? Certo che è bello. Se ci facesse schifo mangiare, non mangeremmo e moriremmo. È chiaro. Ma anche la sfera della riproduttività è legata a dei piaceri carnali che però sono strumento per raggiungere un fine che è quello riproduttivo perché altrimenti rimarremmo completamente indifferenti anche a quello. Si tratta semplicemente di porre nel giusto ordine, questo è il punto, il rapporto tra strumento e fine. Invece lo stoico dice, no, bisogna distruggere, tabula rasa. Vorrei sapere quale uomo sia esistito sulla faccia della Terra che non abbia sperimentato più nella sua vita nessun tipo di emozione, perché possono raccontarla, però credo sia ben difficile. Altra cosa della dottrina morale stoica, il suicidio. Il suicidio Beh. è ammesso come via di liberazione. Platone non l'avrebbe mai ammesso, Socrate neanche, gli stoici sì. Una via di liberazione, tra virgolette, ma quanto è triste questa via di liberazione, dato che dopo comunque torni a ripeterti nel ciclo successivo. Seneca nelle sue epistole, in una delle epistole, scrive. Di vivere nella necessità non vi è necessità alcuna. Di vivere nella necessità, determinismo, non vi è necessità. Si aprono da ogni parte molte vie brevi e facili alla liberazione. Ringraziamo Dio che nessuno può essere tenuto a forza in vita. Si è dato di calpestare la stessa necessità. Quindi l'unico modo per saltare fuori da questo cerchio, poi in modo apparente, sì. È quello di autoeliminarsi, di autoeliminarsi, auto ma la somma stristezza sta nel fatto, a parte, diciamo, la condannabilità assoluta del, del, del suicidio, che è omicidio. Sant'Agostino infatti dice: il suicida è omicida, punto. Il suicida è omicida, punto. Dopo eh, questo suicida ritorna comunque eh, in un ciclo successivo, e così per tutta l'eternità. A parte gli stoici vorrei infine citare anche Epicuro, l'epicureismo, anche in Epicuro, quindi in ogni, dia, ogni idea di provvidenza è impossibile, perché tra l'altro Epicuro ci spiega che la filosofia è un farmaco che deve aiutarci a liberarci da alcune paure, e una di queste paure è appunto la paura degli dèi: la paura degli dei. Gli dèi esistono, dice Epicuro. Siamo certi che esistano, solo che se ne fregano dell'uomo stanno nello spazio intermedio fra un mondo e l'altro e si fanno gli affari loro. Quindi di quanto accade nel mondo e dell'uomo non si curano affatto. E eh, cavolo, bella, bella carrellata, veramente, molto interessante, comunque, affascinante proprio. E allora invece, per quanto riguarda qual è il rapporto fra Dio, mondo e uomo in, in ottica cristiana, eh, Mauro, quali sono le, le, le differenze? Rispetto alle concezioni pagane che abbiamo visto finora. Eh, certo, perché le, le, le differenze sì. più, più importanti, chiaramente quelle più importanti. Perché dopo la pars destruence, giustamente, deve arrivare la pars constituence, cioè dobbiamo eh certo. anche noi vedere cosa ci sia di positivo, cioè non possiamo semplicemente limitarci a criticare, no? Dobbiamo certo. anche fare delle proposte, certo. fare delle proposte serie e anche dire alcune cose serie e fondate. Nel cristianesimo Dio è fondamento ultimo dell'essere, del cosmo Però, e dell'uomo. C'è un fatto, Mauro, scusa, che non è di poco conto, secondo me. Il fatto che l'uomo fin dall'antichità, certe domande se le è poste, poi magari ha dato risposte di un tipo, dell'altro, eccetera, ma questa è una domanda che nell'uomo c'è. Non, so, non, non credo di sbagliare, cioè l'uomo ha bisogno di, di, di sapere determinate cose, queste domande se le pone. Poi il tipo di risposta che dà, vabbè, dipende da, da, da tantissime cose, come abbiamo visto, però la, la, domanda, la, la domanda di fondo è dentro l'uomo, l'uomo ha bisogno di, di cercare queste risposte. E questo Grazie. è già un segno importante, secondo, a mio avviso. Eh. Però scusa, ti lascio la parola. No, 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 ma eh, prendo la palla al balzo per fare una piccola considerazione. Allora, peccato originale, il peccato originale. Adamo ed Eva avevano una scienza naturale perfetta, cioè sapevano infinitamente molte più cose di quelle che conosciamo noi oggi. Eh, ovviamente avevano un rapporto privilegiato col vero Dio, lo sappiamo, che poi hanno perso. Allora ricordiamoci che il peccato originale ha fatto venire meno la con... molto di questa conoscenza naturale infusa che si aveva all'epoca, quando si viveva veramente in uno stato di, 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 di grazia e ha fatto venir meno anche il uh, rapporto probabilmente con, con la verità, nel senso che noi abbiamo questo istinto naturale alla ricerca della verità, però abbiamo anche la natura offesa dal peccato originale, che quindi ha creato come un occultamento, ha posto come un velo, un velo appunto su, su di noi, un velo che però possiamo per, for per fortuna rimuovere, per cui... È naturale che ci, in tutti i popoli della Terra ci sia anche questa, questa ricerca, queste domande che non sono per nulla artificiose, sono domande che nascono dalla natura stessa dell'uomo, che è offesa, offesa, ma non distrutta, come invece altre, diciamo, altre sette vogliono, vogliono dire. Allora, dicevamo che Dio è il fondamento ultimo dell'essere del cosmo e dell'uomo. La scolastica dice che Dio è l'essere in sé sussistente. Quindi. Ipsum esse subsistens, subsisten, cioè l'essere stesso sussistente, che agisce nella storia per la salvezza dell'umanità mediante l'incarnazione, e ancora prima mediante la rivelazione. Dio è un giudice severo, attenzione, è un giudice severo, che ci chiederà conto di ogni singola azione, pensiero, o cosa non fatta, anche le omissioni, anche i peccati di omissione. Il, il concetto di Dio come giudice lo abbiamo perso, oggi lo abbiamo completamente perso, c'è solo l'aspetto della misericordia. Certo, Dio è un giudice severo, geloso, ma è anche compassionevole, è anche misericordioso e questo è un mistero naturale perché noi non sappiamo esattamente come Dio concili la misericordia con la giustizia. Sappiamo che è giusto e misericordioso, a noi naturalmente sembra strano poter coniugare le due cose eppure in Dio... È così. Mistero naturale, mistero naturale si dice. È creatore dell'uomo e del mondo per amore, creatore libero, la creazione è libera. Ora nel cristianesimo l'uomo è un essere libero pur nell'ordine stabilito da Dio. Quindi attenzione, il discorso della provvidenza, poi su questo dobbiamo fare anche alcuni passaggi, non inficia il libero arbitrio. Dio conosce sin da tutta l'eternità ogni futuro contingente cioè ogni cosa che sarà e che dipende dalla libera scelta dell'uomo. Perché? Perché tutte le cose gli sono presenti fin da tutta l'eternità. Dall'eternità Dio vede svolgersi in atto tutte quelle cose che per noi uomini risultano imprevedibili. Perché? Perché stiamo contemplando gli eventi, mi permetto di usare questo termine, da due prospettive completamente diverse. Ma ci arriviamo. Come l'uomo non toglie libertà, alle cose che vede accadere in un certo istante quindi io se osservo una foglia che cade non è che stia se osservo ad esempio il signor davide rossi che sta parlando con andrea bianchi non è che per il fatto di vederlo io stia togliendo libertà alle due persone sarebbe sciocco sarebbe sciocco dirlo così allo stesso modo Dio non toglie libertà alle cose che vede da sempre accadere Dio vede tutte le cose Accadere in atto fin da tutta l'eternità. Nemmeno la grazia viola la libertà, Dio infonde il dono della grazia come toccando l'arbitrio, ma mai violentandolo. Poi arriveremo anche al tema della conciliazione, della, della conciliazione fra prescenza divina prescienza eh. divina e eh, libertà. Sì, sì. Io ricordo ricordo Elia, apro una parentesi su un aneddoto. Quando eh, facevo l'università triennale, quindi primi anni di studio, primi anni di studio, primi anni 2000, la laurea ancora triennale, filosofia triennale, e avevo un, un collega che all'epoca, insomma, era quarantenne, io all'epoca ero vent'anni, a me sembrava accidenti, adesso lo sono io, quindi, <ride> quindi anche qua no? giudicare gli eventi dalle, dalla, dalla prospettiva diversa, il quale mi diceva... E di non poter assolutamente eh, credere alla utilità della preghiera perché dice ma tanto Gio, Dio sa da tutta l'eternità ciò che accadrà quindi a me cosa me ne frega di pregare questa cosa che fanno i cristiani è una fesseria cioè filosoficamente non regge in realtà la risposta è semplicissima è una delle cose che poi vorrei, vorrei chiarire Certo. Allora, la, dott la dottrina cristiana insegna che Dio non abbandona il mondo e le umanità dopo averli creati, ma se ne prende cura dirigendoli, come ci insegna il buon catechismo, con sapienza, bontà e giustizia. Nostro il Signore ci insegna che Dio si prende cura persino degli uccelli del cielo, e come non potrebbe allora prendersi cura dell'uomo, che è fatto a sua immagine e somiglianza? Cristo esorta la massima fiducia in Dio, che sempre provvede alle sue creature. Prendiamoci noi tanto le vite dei santi e vediamo la confidenza che i santi, non so, un San Giovanni Bosco, sì. avevano, avevano nella provvidenza e come la provvidenza li aiutasse in maniera incredibile, incredibile, certo. facendo anche soccorrere il santo di turno da persone dalle quali mai ci si sarebbe aspettato alcunché. alcunché. Io amo sempre dire che se si ha provvidenza, se si ha fiducia nella provvidenza, alla fine eh, la provvidenza veramente ci fa incontrare delle persone dalle quali mai ci saremmo aspettati nulla, mai ci saremmo aspettati nulla. E che addirittura possono anche muoversi dei rimproveri costruttivi, dei riproveri costruttivi, oltre che fare qualcosa di buono materialmente per noi. Allora, Cristo insieme sono assolutamente d'accordo con quanto hai detto. Guarda, proprio mh, vissuto è eh, per vissuto, non per. Sì, 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 ma certo. E c'è anche, anche un senso, un senso di ironia in tutto questo, perché veramente mandarci persone dalle quali mai ci saremmo aspettati nulla a rimproverarci e a fare qualcosa di utile per noi, in un certo senso, è anche un po' un'ironia po un un della provvidenza. Non voglio naturalmente mancare di, mancare di rispetto e eh, spero che il, il, discorso sia, il discorso sia chiaro. Io magari per tutta la vita giudico, per tutta la vita parlo di una persona non ritenendola, non lo so, eh, capace di parlare di un certo tema, ecco che a un certo punto da quella persona, della quale magari io ho diffidato, vengono fuori delle cose importantissime, intelligentissime, di fronte alle quali devo tacere, devo stare zitto e prendere atto. E prendere atto. Comunque se andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, Cristo dice, osservate gli uccelli dell'aria che non seminano, non mietono e non raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro e celeste li nutre. Ora, non siete voi molto di più di essi? Considerate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Tuttavia vi dico che neppure Salomone, con tutto il suo splendore, fu mai vestito come uno di essi. Se dunque Dio riveste così l'erba del campo, che oggi è e domani viene buttata nel forno, quanto a maggior ragione vestirà voi, o uomini di poca fede, è un rimprovero, o uomini di poca fede. Non vogliate dunque preoccuparvi dicendo cosa mangeremo, cosa berremo, di cosa ci vestiremo. Sono i gentili che cercano tutto ciò, mentre il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato per giunta. Non preoccupatevi dunque per il domani. Perché il domani sarà sollecito di se stesso. Ed ecco che arriva una frase fondamentale. A ciascun giorno basta il suo affanno, a ogni giorno basta la sua pena. Age quod agis, fai quello che stai facendo. Non pensare, ah, ma domani è che, che è un'autocritica, è eh? anche nei miei confronti. Che io stesso faccio a me stesso: l'ansia del domani, l'ansia del fare del, del finire tutto subito. In questo caso la vita va costruita con fede nella provvidenza giorno per giorno, minuto per minuto. Straordinario che, questo passo del Vangelo, veramente straordinario. È, sono quegli insegnamenti veritieri, immortali, proprio perché veritieri, perché sono la verità. Quanta maggiore stabilità psicologica avremo quindi, Elia, se veramente imparassimo a fidarci della provvidenza, visto che stiamo parlando di provvidenza. La provvidenza si vede quindi in tutto. A partire dalle cose inanimate, come riconobbero persino gli antichi, che avevano, ripeto, su questo più intelligenza di noi, moderni, più intelligenza di noi. I corpi naturali vengono diretti tramite leggi universali insite nella materia, verso determinati fini. Ma questo gli antichi lo sapevano, Aristotele lo sapeva. Siamo noi che oggi ci vergogniamo di parlare del finalismo. Ah, il fine, ma no, è... perché certo il nostro Dio è il caso. E per forza, se il nostro Dio è il, è il caso, non può esistere un fine di nulla, la sapienza di Dio in cosa si vede? Ma scusate, la sapienza di Dio è visibile già nell'ordine cosmico, meraviglioso. È solo la disobbedienza dell'uomo quando sceglie di votarsi al male che contrasta con l'ordine. La bontà di Dio. La bontà di Dio si vede nel fatto che le cose furono create e vengono conservate all'esistenza. Quante cose? Dio pone al servizio dell'uomo che deve però volgersi a Dio a sua maggior gloria. Come narrano i salmi, non bisogna agire da stolti adorando la creatura anziché il creatore, questo l'abbiamo detto. Dice il, lo stolto in cuor suo, non esiste Dio, è uno dei salmi. Lo stolto in cuor suo dice non esiste Dio. La giustizia di Dio poi è visibile nel fatto che ogni cosa venga dato tutto ciò che le serve per arrivare a un determinato fine. Vediamo ad esempio l'occhio fatto per vedere, vediamo giustizia, vediamo sapienza, vediamo bontà, vediamo tutto. Dio nel cristianesimo ha cura di ogni singolo uomo, non solo della specie. Ognuno di noi può rivolgersi a Lui con le preghiere, con le richieste, con le suppliche. E questo è un pensiero che vorrei proporre. Ognuno di noi è come un granello di polvere di fronte all'eternità e alla vastità, la vastità del creato. Ma un granello di polvere che la provvidenza ha amato da tutta l'eternità e ha portato alla luce in un certo tempo, in un certo luogo. Quindi, altra considerazione, dovremmo finire di lamentarci. Ah, ma perché non sono nato cento anni fa, quando l'età. Ma a ogni giorno basta la sua pena, a ogni Beh. epoca basta la sua pena. Ma pensiamo, ma, allora io prendo me stesso eh, 80 anni fa. Eh, ho capito 80 anni fa, però eh, sarei io in grado di vivere, certo ci sarebbe stato un ordine, eccetera, ma do per scontato che sarei stato in grado di vivere bene. Ma chi me lo dice? Che magari 80 anni fa non sarei stato molto più peccatore di quello che sono adesso? Chi me lo dice? Che sarei stato per forza un giusto? Se noi siamo qui, Elia, è perché c'è una provvidenza che ci ha messi qui, certo. in questo tempo, in questo luogo. È inutile. Personalmente non ho nessun dubbio su questo, guarda. Quindi. Quindi ah, io trovo Mauro, trovo, trovo il video di oggi assolutamente straordinario, affascinante, veramente. Io probabilmente me lo rivedrò due o tre volte, ma io faccio in genere così perché vedere le, un video di questo tipo una sola volta non ti rimane, eh, ogni volta che lo vedi, ci capisci di più, perché veramente è, è un video affascinante molto importante. Vorrei arrivare all'ultima domanda, eh, Mauro, che tu stesso hai accennato prima che te devi parlarne: cioè, il rapporto fra libero arbitrio umano e prescenza divina? Chiudere eh, proprio con questa, con questa domanda. Allora, Prego, questo vai. è uno dei temi fondamentali della storia della teologia cristiana. Fondamentali. Allora, io vorrei presentare alcune considerazioni, perché più di questo non possiamo fare, però considerazioni sulle quali vale la pena riflettere. Prendiamo Severino Boezio, che abbiamo già citato, e il suo De Consolazione Filosofie della consolazione della filosofia. L'interrogativo è, ancora una volta, agisco davvero liberamente se Dio sa tutto ciò che compirò da tutta l'eternità? Allora Boezio, nel suo libro, lo scrive, dice, ricordiamoci che Boezio in questo momento è in carcere, scrive questo libro mentre è imprigionato e verrà ucciso, verrà condannato a morte, verrà condannato a morte. E reo sospetto in maniera infondata di aver tradito l'imperatore, di aver tramato, di aver congiurato contro l'imperatore. E sta parlando con la filosofia, con la F maiuscola, una filosofia però che è la filosofia cristiana, della provvidenza cristiana, quindi non, non pagana. Mi sembra che ci sia un'insanabile contraddizione nell'affermare che da una parte Dio conosca in anticipo tutte le cose e dall'altra sussista. Per la nostra libertà una qualche possibilità di scelta. Se Dio vede in anticipo tutte le cose e in nessun modo può sbagliare, certo, è inevitabile che si verifichi quello che la divina provvidenza ha previsto debba verificarsi. E, allora, e come ne esco? La domanda umanamente è interessante. Devo fare un cambio di prospettiva. Il modo di conoscere le cose, ci insegna la filosofia, è determinato dalla natura del soggetto che conosce. Importantissimo questo. Sì. La prospettiva dell'eternità è totalmente diversa da quella temporale. Quella temporale è caratterizzata dalla successione, dal divenire, dal prima, dal durante e dal dopo. E che cos'è l'eternità? Qui Boezio fa un capolavoro assoluto e ci dà una definizione di eternità che pertiene solo la vita divina, non l'anima immortale, neanche gli angeli, perché quelli sono eviterni. Nel senso che sono stati creati e non avranno fine, ma sono stati creati. L'eternità vera e propria compete solo Dio. Se Verino Boezio scrive: l'eternità consiste nel possesso intero e perfetto di una vita senza fine. Quindi il possesso intero e perfetto, tutto in un unico istante che. Non fluisce mai, che non passa mai in un unicum, di una vita senza fine, di una vita senza fine. Tutto ciò che vive nel tempo si trova nel presente, procedendo dal passato al futuro. E nessun essere collocato nel tempo abbraccia simultaneamente lo spazio della sua vita. Eterno è solo ciò che racchiude e possiede per intera e contemporaneamente la pienezza di una vita senza fine e per il quale nulla del futuro è assente, nulla del passato è svanito. È inevitabile che questo essere pienamente padrone di sé sia sempre stabilmente presente a se stesso e abbia presente l'infinito scorrere del tempo, tutto intero, tutto in atto. Poiché dunque ogni essere che giudica conosce secondo la propria natura gli oggetti che giudica e Dio si trova in uno stato sempre eterno e presente, anche la sua conoscenza Travalicando ogni mutevolezza di tempo, permane nella semplicità della sua prese presenza e abbracciando tutti gli infiniti spazi del passato e del futuro li osserva nel suo semplice atto di conoscere, come se si svolgessero proprio allora. Si tratta non di prescienza di cose proiettate nel futuro, ma di conoscenza di un presente che non viene mai meno. Questa, posso permettermi di usare un termine provocatorio, Elia. Questa è la vera teoria della relatività, cioè il sistema di riferimento eterno è completamente diverso da quello umano. Questa è la vera teoria della relatività in maniera provocatoria, eh? Lo sto dicendo, sia chiaro. Allora la conclusione è che quanto no, appare a. Guarda, avvenire... non conoscevo, non conoscevo questo, questo scritto di Severino Boezio, lo trovo veramente straordinario, illuminante proprio. Cioè, bellissimo, bellissimo. È, 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 una, è una lettura che consiglio di fare. Perché è anche di, una, di un filosofo che sta per essere giustiziato, cioè lui lo scrive in carcere tutto questo. Immaginiamoci noi se fossimo in carcere sapendo che ci stanno per condannare, cioè saremmo probabilmente presi dall'ansia, dovremmo avere un po' di fede, naturalmente. E raccomandarci al, al Signore, eccetera. Lui scrive tutto questo mentre è in carcere. Difatti, è la filosofia che consola l'imprigionato in maniera ingiusta. La conclusione quindi è che quanto appare avvenire necessariamente rispetto alla conoscenza divina, perché per Dio tutto è già accaduto, ricordiamo che la battaglia finale, l'Apocalisse è già vinta, è come deve ancora arrivare, sì per noi deve ancora arrivare, ma è già vinta, è già vinta, è già vinta. Tutto quindi contempla dalla prospettiva dell'eternità, non è necessario tutto questo per noi, quindi è necessario rispetto alla prescienza divina, ma non rispetto a noi. Il futuro, scrive Boezio, se si riferisce alla conoscenza divina è necessario, se si considera nella sua natura appare completamente e assolutamente libero invece. Dio vede come presenti quelle cose future che provengono dalla libertà di decisione. Queste cose dunque, in rapporto alla visione divina, diventano necessarie per la con condizione della conoscenza divina. Considerate per se stesse invece, non decadono dall'assoluta libertà della loro natura. Quindi io è evidente che adesso, in questo momento, possa decidere se compiere un peccato di un certo tipo o no. È evidente, sta in mio potere, sta in mio potere nella libertà. Ma Dio già sa. Vuol dire che allora la mia azione è etero-diretta, non è libera? No, no. Io agito liberamente, tant'è che per queste cose verrò sanzionato o verrò premiato. Perché se veramente neghiamo il libero arbitrio, allora inferno, paradiso, purgatorio non hanno nessun senso. Se neghiamo il libro arbitro, ma allora il, il, il giudizio, a cosa serve? Se tanto siamo dei robot che agiscono in maniera meccanica, in maniera deterministica. E allora per tornare a quel quesito e a quella considerazione che fece il mio collega di studi di, di filosofia, sì, sì. pregare non serve a niente, cosa serve tanto Dio già sa. Ma la domanda è, ma se Dio avesse vincolato il concederci una cosa alla nostra preghiera? Se con la preghiera noi dimostriamo a Dio che abbiamo riconosciuto che in tutto e per tutto dipendiamo da Lui, quella è la preghiera, riconoscere la nostra dipendenza da Dio totale. La preghiera ha un senso e come? La preghiera ha un senso e come? Spero di essere stato abbastanza... No, sei, 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 <ride> molto, sei stato molto chiaro, almeno per me lo sei, ma ripeto... Eh... Io ti ringrazio personalmente di tutti i video, di questo in particolare, perché ritengo, ma di tutti, questo mi ha molto molto coinvolto perché, perché sono argomenti che mi affascinano, anch'io mi sono un po' interessato di queste cose, non al tuo livello chiaramente, io non sono un filosofo, e trovo veramente un video da vedere, da vedere e rivedere, perché questi video non vanno visti solamente una volta almeno questo vale per me, io ho bisogno di rileggere nel caso di, di libri o video molto importanti di rivederlo, rivederlo, rivederlo e ogni volta ci capisco qualcosa in più quindi non, 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 non sono non è quel tipo di video che uno lo vede mentre sta facendo l'altro, interrompe vede un pezzo, no, non ha senso questi sono video che o si vedono interamente o se no meglio non vederli perché se no probabilmente ci si confondono solo le idee quindi ti ringrazio veramente personalmente Mauro che mette a disposizione questa tua, questa tua conoscenza e ci vediamo al prossimo appuntamento perché noi facciamo ormai un incontro settimanale ecco annunciaci di che cosa parleremo la prossima volta allora caro Elia siccome la perfezione noi non la, possiamo, non la possiamo avere avevamo detto che oggi sarebbe stato dai è anche interessante dirlo insomma che Oggi sarebbe stata l'ultima puntata sulla cosmologia cristiana e che avremmo insomma dedicato a quei famosi quesiti, botte e risposte su alcune tematiche. Ecco, io sì, invece esatto, ho, sì. ho voluto invece proporti una puntata aggiuntiva sulla provvidenza perché, comunque, se parliamo di cosmologia di cosmo, è importante anche vedere il rapporto della provvidenza rispetto all'universo e all'uomo. Quindi, diciamo, abbiamo dedicato questa puntata aggiuntiva in più a questo tema. Prossima, volta la faremo. Mauro, in... è veramente, ne basta veramente la pena. È assolutamente processale. straordinaria questa puntata prego e prego vorrei anche aggiungere una cosa ehm, non si stupisca l'ascoltatore attento e più diciamo avanzato negli studi se nella mia esposizione di fatti ammetto subito che ce ne sono noterà qualche imprecisione perché? perché quando si parla e quando bisogna parlare di argomenti così complessi in un tempo comunque ridotto è inevitabile che uno debba semplificare Purtroppo può succedere che semplificando alcune cose risultino imprecise. È per questo che torno a ripetere come tutte le altre volte che l'ascoltatore interessato a certe tematiche è comunque invitato ad approfondire, ad approfondire, ad esaminare, a osservare. Quindi non deve fidarsi di me, non deve fidarsi di te, non deve fidarsi di noi due, deve prendere questi video un po' come degli, mh, dei suggerimenti di studio, lettura e, e meditazione, tra virgolette, insomma, andando ad approfondire. Personalmente le questioni, le questioni trattate, e quindi prossima volta, ultima, ultima puntata, chiamiamola così, sulla cosmologia cristiana, e poi dalla volta successiva parleremo di tematiche di altro tipo. C'è qualcuno che mi ha scritto, che aspetta con molto interesse i video che, che tu hai promesso che faremo eh, su Stalin e il comunismo. Ah, sì, sì, eh, e... sono Particolarmente interessanti, io so già che sono interessanti, e eh, ma c'è qualcuno che già mi ha, mi ha scritto quando li faremo, ho detto non appena ultimeremo insomma, la, 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 la cosmologia, magari poi prendiamo in considerazione di occuparci proprio del, di Stalin e del comunismo, che c'è effettivamente un mondo da, da scoprire su chi era Stalin, il suo pensiero, e il comunismo. Io questo, Dai, Mauro. Vai. Non solo faremo questo. E faremo naturalmente riferimento alla cosmologia sovietica in maniera particolare sotto Stalin, sotto Stalin, perché furono decenni per una comunità scientifica intera molto violenti, in cui si vede come la politica può arrivare anche a forzare la mano e la coscienza sulle idee scientifiche. E credo che questo abbia molto da insegnare, credo che questo abbia molto da insegnare. In quel caso fu una cosa esemplare, cioè proprio la politica si servì anche della forza, della violenza e delle condanne a morte anche per imporre una determinata linea, linea ideologica. E credo, come hai detto tu, meriti, meriti un approfondimento questa questione, ma ci occuperemo anche nei limiti del possibile di quella forma di esoterismo che circolava in Russia anche ai tempi dello stalinismo, sebbene sia stata osteggiata da certi, da certi, insomma, eh, da certi settori della vita sovietica stessa, che fu il cosmismo, che non, ha, non è tanto una cosa relativa alla cosmologia, ma una concezione della natura stessa dell'uomo che deve arrivare a guadagnarsi l'immortalità su questa terra, addirittura a risuscitare gli avi, ad, ad avere una dimensione spaziale, andare a colonizzare altri mondi, eccetera. E, e c'è molto anche di esoterismo in tutto questo, ma ne parleremo, ne parleremo. Perfetto Mauro, io ti ringrazio ancora e al prossimo incontro. Allora ringrazio chi guarda i nostri video e magari se potete diffondeteli perché ne vale veramente la pena. Grazie ancora a tutti e alla prossima Mauro. Un saluto a tutti!